È dedicato ai diritti delle alunne e degli alunni abruzzesi. Il protocollo d'intesa, promosso dalla garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, presentato stamani a Pescara. Un documento, è stato detto, volto ad una comunicazione di prevenzione delle problematiche sociali dei minori all'interno delle scuole. Ma il protocollo è stato stilato unitamente anche all'Osservatorio Legislativo Ecclesiastico, quindi abbiamo la rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana e anche con l'Ufficio Regionale Scolastico. È un'unione in cui abbiamo evidenziato che ognuno nel rispetto dei propri ruoli dobbiamo intervenire all'interno delle scuole con programmi di comunicazione e di informazione per i nostri ragazzi dettagliati e omogenei. Dottoressa, quali i maggiori disagi che vivono i ragazzi in questo periodo? Ma i ragazzi, come in una società cosiddetta fluida, dove non vi è confine, non vi sono poi considerazioni in merito alla struttura e alla formazione di questi ragazzi, la fragilità. Quindi ad esempio abbiamo avuto nella provincia di Pescara 1500 accessi lo scorso anno, scaglionati nel tempo, di crisi di panico. Quindi poi ci sono le assunzioni di droga, insomma hanno una fragilità importante, pertanto dobbiamo intervenire con una comunicazione omogenea per far sì che questi ragazzi inizino anche ad avere un colloquio, perché spesso ormai si è perso quel rapporto, quel contatto fisico tra gli stessi, dovuto anche all'era della digitalizzazione. Un altro dato allarmante, quello legato agli infortuni. Gli infortuni sì, purtroppo è aumentato, c'è un 38% di infortunistica mortale, ma quello che è aumentato ancora di più sono le dipendenze alimentari, quindi le distorsioni in ambito alimentari. Vediamo che queste ragazzine purtroppo con questi anche i filtri, insomma, hanno un'immagine distorta di sé e quindi vedendosi all'interno dei social totalmente diversi, poi hanno anche un non riconoscimento della propria immagine e quindi una crisi in merito alla propria identità, alla propria personalità. Insomma, io credo che come hanno fatto in Islanda, che hanno eradicato le problematiche dei ragazzi, noi adulti abbiamo acquisito la consapevolezza che abbiamo sbagliato, perché questi sono i risultati oggettivi, i risultati sociosanitari, e porremo rimedio, perché in modo concreto porremo rimedio.